Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Ennesima rissa ed ennesimo ferito in piazza Garibaldi. Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno trovato in strada a terra, privo di sensi, un uomo ancora non identificato. Si tratterebbe di un extracomunitario, probabilmente di origini nordafricane, con una ferita da taglio alla gola. L'uomo è stato portato al Pellegrini in ambulanza ed è ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire la dinamica. A quanto si apprende, l'uomo si trovava all'esterno di un noto bar della zona quando sarebbe stato accoltellato. Sull'accaduto è intervenuto Paolo Lopomo, vicepresidente del Comitato Quartiere Vasto. Da tempo stiamo chiedendo un incontro con il prefetto, il sindaco, per discutere di questo piano di sicurezza, che di sicurezza si vede ben poco. Ci vuole molta più sicurezza, non dico a livello di ronde, ma gli agenti della polizia, l'esercito devono camminare per le strade. Ma al Vasto è da mesi che i cittadini parlano di una situazione esplosiva. Ad ogni ora del giorno e della notte scippi, rapine, spaccio di droga, tossicodipendenti, risse. Insomma, una situazione davvero allarmante. Molto spesso anche i turisti sono costretti a dribblare alcuni tossicodipendenti stesi per strada in stato di semi-incoscienza ad ogni angolo di strada. Ed è da qualche settimana poi che sono iniziati anche i furti all'interno delle abitazioni e dei condomini. Le persone del posto hanno paura. La sera ha paura di scendere di casa? Non scendo proprio. Ho paura sì, i figli lo stesso. Li teniamo segregati in casa. Io non esco proprio, sì, avrei paura, ma non esco. Ecco, di solito se esco faccio in modo di stare a casa per le 8. Quando posso non andarci, non scendo. Ha paura? Sì, paura. Noi alle 7:30 la sera chiudiamo, ma anche perché non c'è nessuno su questa zona. Noi commercianti ci chiudiamo dentro, e questo è detto. Tra un anno gli organi gemelli della chiesa di Santa Patrizia di San Gregorio Armeno torneranno a suonare. È la promessa del sindaco Manfredi, del Rotary, della BCC Napoli e della sovrintendenza fatta ai napoletani. L'intervento di restauro dell'apparato meccanico musicale è iniziato e durerà 12 mesi grazie alla somma raccolta dai rotariani in sinergia con l'Istituto di Credito Partenopeo, presieduto da Amedeo Manzo, e dal 30% di contributo statale. Due organi che non suonavano da tanto tempo, il Rotary, grande associazione umanitaria che aggrega una società civile pulsante che vuole fare le cose, e una banca che ha radici nel nostro territorio, ma soprattutto c'è il cuore, tanti soci, tanti clienti, emozioni. Una grande serata di festa per restituire all'umanità il suono melodioso di due maestosi organi, costruiti addirittura nel 1742 da Tommaso De Martino e che da 150 anni non producono più note. Il prossimo Natale sarà l'occasione per festeggiare sia la nascita di Gesù che la rinascita dei due strumenti musicali. Come sottolineano Ugo Oliviero, governatore del distretto 2101, Angelo Coviello, presidente del Rotary Club Napoli Est, e Antonio Brando, governatore eletto del distretto 2101. Significa che uniti si vince, perché tutti i Rotary partenopei hanno contribuito a questo sforzo. Abbiamo raccolto 90.000 euro, adesso passiamo alla fase operativa. Speriamo che l'anno prossimo possiamo celebrare il risuono di questi organi che da 100 anni non suonano più e restituirli alla città. I rotariani sviluppano la cultura del dono. Essere prossimo per la propria comunità e significa celebrare la pace. Tre giorni di spettacoli, quattro date, tutte sold out. Torna col botto al Teatro Cortese dei Colli Aminei la compagnia Prove d'Amore, che ha portato in scena la commedia scritta e diretta da Angelo Rogio Mirisciotti, Pasqua in Casa Boniello. Una pièce che, come evidente, prende spunto solo nel nome dalla più famosa Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Filippo, ma che è totalmente originale nel contenuto e nello svolgimento. La scena si apre a Napoli a poche ore dalla Santa Pasqua, la casa della famiglia Boniello, dove si deve festeggiare secondo la bella e sacra tradizione partenopea. Donna Amalia, l'impagabile padrona di casa, sta nel suo casatielli, pastiere, pasta fatta in casa, capretti al forno, tutto ciò aiutata dalla vicina di casa e dalla sua immancabile cameriera.
Insomma, pare aleggiare in casa Boniello la felicità, la serenità, la gioia. Ma in questa casa, marito e figlio, alle spalle della madre e della moglie, si contendono la cameriera, mettendola addirittura incinta. La figlia, invece, vuole a tutti i costi rovinare il suo ex marito, riducendolo in miseria. Una commedia che nel secondo atto, come nella tradizione delle opere di Mirisciotti, fa pensare e lascia spazio alla riflessione. In definitiva, il profumo delle pastiere, del bucato, dell'incenso non è riuscito a coprire gli olezzi poco graditi della società moderna. Angelo Mirisciotti ha raccontato, come sempre, la verità vera, una verità che fa ridere e che fa piangere, come ridere e piangere spesso, nostro malgrado, fa la vita. Fare un'attenta riflessione sulle condizioni morali di alcune famiglie che oggi vivono un momento di grande degrado morale, cioè ammantando la vita di superficialità piacevoli, edonistiche, molte famiglie cercano di coprire un malessere esistenziale che parenti serpenti allontana gli uni dagli altri e fa in modo che si comportino in modo negativo tra di loro e nei confronti del prossimo. Ciao a tutti, per me è un onore poter annunciare che canterò 8 volte in Piazza del Plebiscito per 8 giorni, quindi dal 7 giugno al 16 giugno. Per questo volevo ringraziare Progetto Città della Musica e soprattutto il Comune. Ovviamente durante le mie serate ci sarà una raccolta fondi che andrà in beneficenza all'ospedale Santo Bonomose di Monte, perché ogni bambino ha diritto di diventare adulto. Un bacio, un abbraccio grande a tutti voi e come sempre vi auguro una buona vita e viva Napoli! Ciao a tutti, ci vediamo l'8 e il 9 giugno nell'ambito di Napoli e la città della musica. Io vi aspetto, un grande bacio, vi voglio bene. Ciao! Ciao, Daniele Gramaro, non vediamo l'ora di suonare il 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà un giorno di festa, il nostro omaggio più grande a Pino Daniele, al nostro amico Pino Daniele, alla città di Napoli. Viva Napoli, città della musica! Era da tanto tempo che aspettavo di riabbracciare Napoli e i miei napoletani. Ed ecco che Piazza del Plebiscito si offre a me in tutto il suo splendore. Staremo insieme il 21 e il 22 di giugno. Un appuntamento inderogabile. Non mancate! Perché Napoli è ancora la città della musica e lo sarà per sempre. Parola di Renato Zero. Buongiorno, sono Mario Volanti, presidente di Radio Italia Solo Musica Italiana e anche noi facciamo parte di Napoli, città della musica, e in questo contesto avremo il piacere e l'onore di essere presenti nella città, in Piazza del Plebiscito, col nostro Radio Italia Live, il concerto per la prima volta a Napoli, un concerto completamente gratuito che è il secondo appuntamento di quest'anno dopo quello tenutosi il 15 di maggio a Milano in Piazza del Duomo. È un concerto organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, che ovviamente ringraziamo. Io vi auguro che, insomma, sarà una grande, mi auguro e ci auguriamo tutti quanti che sarà un grande momento di musica e anche di gioia da vivere insieme in questa meravigliosa location. Ma pa morisci amore, buonasera, vieni a mappia, tanto assaggi con maiera, non può mai tornare, che sappiamo in da quali mani danno scurna, come te fatta scurta, come se fosse stato sull'amore, buonasera, solo per pazzia, ma che dice non fa scema, sai che niente non te credo, tanto sai, si eccoci qui, sono molto fiero di partecipare a uno di questi eventi che si faranno a Napoli nel mese di giugno. Il mio sarà il 29, il giorno di San Pietro, allo stadio come mi ha visto bambino sulle gambe del nonno nella curva B. Questa volta però lo stadio è tutto per me. Tutto per i miei meravigliosi anni 80, nella mia città, una città che in questo momento è una città che ne parla tutto il mondo,
e io sono stato sempre fiero di esserlo. Adesso è ancora più bello essere napoletano. Grazie, grazie alle istituzioni che mi hanno permesso di coronare ancora una volta un sogno, di fare lo stadio intero che sarà pieno di 40.000 persone. Veramente sono contento, contento, contento. Grazie a tutti quanti. Ci vediamo il 29 giugno allo stadio Maradona, Nino D'Angelo, i miei meravigliosi anni Ottanta. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.